alla ricerca di una vittoria per guadagnare ancora punti in classifica e scalare ulteriori posizioni. Buon pomeriggio da Matteo Diotalevi al Tecnobull Rugby Park per la partita fra Fiorini, Pesaro Rugby e Villorba, valevole per il campionato di Serie A, quarta giornata di ritorno. Con me al commento tecnico Davide Gatta. Buonasera a tutti. L'arbitro Delia fischia adesso l'inizio delle ostilità. Vediamo qualche difficoltà subito a recuperare l'ovale, alla fine sembra che Villorba riesca a recuperarlo. No, buon per Pesaro, allora è subito a Cerra, oggi schierato come pilone sinistro a suonare la carica. Pesaro che prova a distendersi, sarà una partita veramente agguerrita fra due compagini. Adesso buonissima azione di Mariani che mantiene il pallone, non esce sul fallo laterale, allora Pesaro che prova a dare continuità alla sua azione di gioco con Villarosa, capitano Villarosa che entra dentro, e adesso Pesaro che prova a distendersi alla mano con Sacchetto che lascia per l'Arecciarte che spinge sui piedi, guadagna ancora metri, a 5 metri dalla linea di meta, vediamo se Pesaro riuscirà a imporre il suo gioco, e adesso è Santino Franco ad andare dentro, ottima azione per Pesaro, e adesso e Paletta che trova sull'esterno Mariani, buonissima la sua presa al volo. Pesaro che prova a dare continuità, gioca lì vicino alla rack e va subito in meta, di fatto alla prima azione della partita con il pilone destro Santino Franco. Ottimo inizio per la Fiorini Pesaro Rugby. Sì, ottimo inizio, trasmissione sempre di qualità, sempre in avanzamento, palle veloci e pulite, l'inizio è decisamente dei migliori, ha messo subito sotto pressione Villorba facendo capire come vuole impostare la gara a Pesaro oggi. Fino a qui tutto bene. Un'azione tambureggiante da parte di Pesaro che ha mosso palla destra, sinistra continuamente. E Villorba ha provato a metterci le peste, soprattutto perché Pesaro è arrivata quasi sempre all'ultimo giocatore, prima sull'out di destra, poi sull'out di sinistra, ha ribaltato ancora il gioco e poi si è vista la convinzione di alcuni giocatori come Santino, come Mariani, nell'uno contro uno, nessun problema a fare sportellate e quindi al momento Pesaro 5, Villorba 0. Gioberta adesso sul pallone. La palla gira e alla fine riesce a entrare, prende un palo, prende il secondo, prende la traversa, ma la dea bendata è con Joubert. Una vera carambola fortunata, palo, traverso e trasformazione di successo. E quindi Pesaro Fiorini, Pesaro Rugby 7, Villorba 0. Piede di Joubert che è stato importantissimo anche nell'ultima partita di campionato quando Pesaro è andato a prendere lo scalpo del Patavium a Padova vincendo di un solo punto proprio allo scadere. Molto importante per Pesaro ripartire bene, gestire bene questa fase di ripresa del gioco, finora è andata bene, il possesso è stato mantenuto, il calcio di liberazione è un buon calcio perché costringe Villorba a ripartire dalla propria metà campo, lo fa con un kick and chase, la palla è molto alta, ci sono dei dubbi sul comportamento dei giocatori del Villorba davanti al calciatore, ma tutto è buono e Villorba comincia a costruire la sua azione dalla metà campo. Vediamo adesso se Villorba riuscirà a mettere in difficoltà Pesaro col gioco alla mano o si affiderà di più all'andata, alla sua ball e al suo gioco in mischia. Adesso sì, probabilmente andranno in touche visto il placcaggio alto di Tontini e poi è facile immaginare che proveranno a impostare la loro ball. Sì, questo è un calcio di punizione regalato da parte del Pesaro per eccesso di agonismo, diciamo così, non c'era nessun gesto violento ma l'intervento è stato comunque nella parte zona rossa, possiamo chiamare, della zona testa-collo, l'arbitro non ha potuto fare altro che sanzionare. La rimessa ora è per Villorba, praticamente un passo dentro l'area dei 22 del Pesaro.
Molto probabilmente andranno per un drive, visto l'assenza del mediano. Vediamo, quella... sollevano sul primo blocco, impostano la maul, non c'è nessun contrasto. Alla fine... Questa è una scelta non felice da parte del Pesaro, perché se aveva consentito di non creare la maul, gli interventi successivi hanno creato la maul. Comunque Pesaro ne esce comunque bene, con un turnover guadagnato, una mischia. È altrettanto vero che la maul si era formata e forse l'arbitro la poteva anche fermare prima, perché comunque... Ma non è tanto questo, il Villorba ha creato il drive ed era in avanzamento. La scelta di contendere di lato a quel punto crea le condizioni affinché il maul sia effettivamente formato. Sono sempre situazioni molto difficili da arbitrare, perché le informazioni rilevanti per prendere delle decisioni accadono in veramente un brevissimo lasso di tempo. Possiamo ormai dirlo, siamo oltre il giro di boa. Pesaro ha fatto di questa sua arma difensiva in rimessa laterale un punto di forza, appena l'ha messo bene a punto. Sono tante le leve che devono essere mosse, i particolari che devono essere incastrati per ottenere una difesa di successo. Questo comunque è un buon risultato per Pesaro, che non vuole consentire agli avversari di giocare un drive, ed ne è venuta fuori con una mischia proprio introduzione, insomma, per cui diciamo che si può essere contenti. C'è comunque un giocatore a terra, motivo per cui il tempo è fermo. Sì, si riprenderà poi con una mischia per Pesaro, quindi comunque la difesa pesarese ha dato i suoi frutti. Ricordiamo che oggi la terna arbitrale guidata da Dante D'Elia di Bari, coadiuvato da Sergi di Bologna e Grasso di Torino. Grosso. E Grosso di Torino. Per Pesaro in campo è tornato dopo la pausa di domenica scorsa Azzolini come estremo, alle ali ormai rodate De Angelis e Larreciarte, centri Sacchetto e Paletta. Abbiamo visto all'apertura Jobert, che ha indovinato il primo calcio di trasformazione, poi Boccarossa mediano di mischia, in terza linea Mariani, Villarosa, Tontini, in seconda Caroli e Venturini, chiamati a fare gli straordinari vista anche l'assenza di Ruffini per infortunio, e in prima linea hanno iniziato Franco, Fusco e Acerra. In panchina ci sono pronti per entrare Don Corbadone, Leva, Jawari, Oretti, Antonelli, Dabalà e Villa. Per fortuna in questa seconda fase di campionato Pesaro ha sicuramente dovuto far meno difficoltà e meno i conti con gli infortuni. Ruffini non è di certo il giocatore più fortunato di questa stagione e anche delle ultime stagioni, però immaginiamo che a breve lo potremo rivedere in campo anche per dare fiato ai suoi compagni. Del resto il ruolo di Ruffini è uno di quelli più usuranti in una squadra. Giocare seconda linea sei sempre soggetto a contatti e scontri, possiamo definirli esattamente così. Vediamo che il giocatore del Villorba pare essersi ripreso, e quindi questa mischia potrà avere luogo. È la prima mischia della partita, e come tutte le mischie importante, e come tutte le prime mischie ancora di più. Prima mischia della partita, introdurre Nicola Boccarossa. Vediamo, la mischia del Villorba è comunque una mischia notevole per peso e anche tecnica, l'abbiamo visto all'andata. Ricordiamo che il Villorba segue Pesaro in classifica di 5 punti, quindi per entrambe le squadre oggi trovare un successo e trovare punti è fondamentale. Sì, mischia che ha visto l'abbrivio del Pesaro, ma che insomma non si è risolta in un nulla di fatto. Alla fine Pesaro ne uscirà con un calcio a liberare. Occhio al pallone che sta arrivando. E arriva proprio vicino a noi. Fortunatamente nessuna vittima collaterale, esatto. Né tra di noi né tra le telecamere dietro di noi. La cosa rilevante da dire è che non è stato un gran avanzamento, un gran calcio da parte di Joubert. Praticamente si riparte dalla situazione di poco fa. Esatto. Adesso alzano sul secondo blocco, riescono a portare a terra bene questa touche e questa volta scelgono di giocare con i tre quarti. Adesso è il pilone Naka a suonare la carica, viene respinto,
Vediamo adesso Calcetto a scavalcare, buona guardia però di Pesaro che recupera subito l'ovale. Vediamo che cosa deciderà di fare, se calzare fuori e arriva addirittura un fallo del Villorba, e questo è ossigeno puro per i giallorossi. Sì, Villorba fa indubbiamente un regalo a Pesaro, gli leva le castagne dal fuoco, che adesso riesce a ripartire con un calcio poco fuori dei 22, insomma andrà in rimessa laterale, manterrà il possesso. Senza questo fallo la situazione sarebbe stata sicuramente diversa. Invertita. Adesso un buon calcio oltre la linea di metà campo per Jobert, vediamo Fusco andrà al lancio, vediamo quante persone schiererà sulla linea di touche Pesaro, probabilmente pare 5. No, pare una touche completa alla fin fine. Vediamo. No, probabilmente vedo 5 saltatori con Mariani schierato in posizione, entrerà schierato in posizione di ricevitore, per cui questa sarà sicuramente una giocata studiata in allenamento. E adesso è Pesaro che va a provare a impostare la sua buon drive. Avanza, buono l'avanzamento. Pesaro, vediamo che Villorba fa fatica a frenare l'avanzamento del drive giallorosso. Primo stop. Bocca Rossa farà partire i tre quarti. E adesso è Sacchetto che riceve con un po' di fatica. Adesso De Angelis ad andare all'uno contro uno, va bene a terra. Pallone a disposizione dei compagni, Bocca Rossa che dà continuità di gioco ai suoi. Caroli che va a sbattere, mantiene comunque il possesso. Adesso è Pesaro che prova a distendersi sulla sinistra con Capitan Villarosa, ben lanciato da Jobert. Pesaro mantiene il possesso, piccolo avanzamento, ricambia la linea di gioco. Adesso è Astolini che con un grabber prova a mettere in difficoltà il Villorba, la palla però va e finisce sul fondo campo. Si riprende purtroppo con una touche dal punto in cui ha calciato Astolini. La forma del pallone rende sempre più imprevedibile ogni rimbalzo successivo. In questa situazione il pallone è uscito oltre la linea di pallone morto e quindi si riprende con un'opzione per il Villorba che, insomma, in maniera comprensibile chiede di giocare una mischia sul punto del calcio. Scelta forse affrontata quella di Azzolini, c'era qua la possibilità di giocare a largo, ma Pesaro fa della velocità di gioco, di trasmissione, suo punto di forza, ed è stata la scelta che ha fatto Azzolini. È stato anche un po' sfortunato, se la palla non fosse finita fuori sicuramente Pesaro avrebbe portato ancora più pressione sul Villorba. Alla fin fine purtroppo invece non è andata come voleva, non è andata questa mischia come avrebbe voluto Pesaro, visto che il Villorba si guadagna anche un bel calcio di punizione. Sì, Villorba ha fatto capire in questa mischia che farà una domenica impegnativa per i primi 8 uomini. È stata capace di organizzare una seconda spinta in direzione opposta alla prima, costringendo al fallo la mischia di Pesaro. E Villorba ancora al lancio in rimessa laterale, diciamo così, tra i 22 e la linea di metà campo. Per quel che si è visto sin qui, Pesaro giocando in velocità può mettere decisamente in difficoltà questo Villorba e guadagnare metri. Adesso bravo, questa è un'ottima occasione, ma a mettere subito a terra l'avversario per una touche non perfetta da parte del Villorba. Adesso Pesaro deve fare buona guardia fra i centri, così è con Sacchetto e Paletta. Villorba che prova a muovere il pallone, fin qui è stata efficace la linea difensiva di Pesaro che non ha concesso ulteriori metri ai veneti, e adesso buttano dentro gli uomini pesanti come Cocca, seconda linea del Villorba, e adesso è Pesaro che prova ad andare a caccia del pallone ma non ci riesce, e allora continua ad attaccare centralmente. Vediamo. Molto buona la difesa di Pesaro finora, che non ha consentito a Villorba di avanzare con le percussioni. Purtroppo qui abbiamo un problema, uno spear tackle effettuato, vediamo da chi. Forse dalla Richard sull'out di sinistra. Sì, proprio la Richard. Speriamo sia solo un giallo e non un rosso, diciamolo onestamente. Non abbiamo la possibilità di rivedere se impatta con la testa o con la schiena. A memoria
abbastanza a memoria. A impressione mia è andato solo con la schiena e quindi è solo un cartellino giallo. Però non diciamolo troppo presto, sta spiegando a Capitan Villarosa e sembra che sia un giallo, infatti. Quindi Pesaro per 10 minuti in 14 per il giallo all'Arreciarte e adesso si farà sicuramente più complessa la situazione per i giallorossi. Sì, questo è un fallo anch'esso evitabile, insomma, sicuramente commesso per un eccesso di agonismo da parte di l'Arreciarte. Non è stato un gesto cattivo, ma dalle conseguenze serie, per cui il provvedimento è assolutamente condivisibile. Adesso altra touche nelle mani del Villorba, provano a impostare il drive, sembrano a terra i giocatori, quindi si forma la rack, tutto buono e soprattutto Pesaro sembra aver guadagnato in possesso il pallone. E adesso Pesaro che imposta la rack per avere un calcio di allontanamento maggiormente favorevole e dai, alla fin fine Pesaro ne esce con un buon calcio di Jobert, non riesce a superare la metà campo, ma la posizione non era delle più favorevoli per no, era sotto pressione, era sotto pressione, quindi insomma il risultato può lasciare soddisfatti. Pesaro deve uscire da questa spirale in cui si è cacciata senza il pallone, lasciando il gioco in mano agli avversari, che è quello che Pesaro non deve fare. E adesso altra touche vinta dal Villorba, Pesaro neanche riesce a contrastarle, anche perché essendo in meno. E adesso passaggio che dalla nostra posizione sembrava un po' in avanti, ma non è così, l'arbitro almeno non fischia lì in avanti e quindi si continua a giocare, palla ancora del Villorba che cerca di giocare anche di fino. Gioco un po' rotto nel Villorba, fuori dagli schemi e dalle consuetudini, adesso si ricompone. Abbiamo questo tentativo di sfondare da parte del Villorba non di successo, quando allargano la palla alla fine Pesaro si fa trovare pronta, però insomma Pesaro, non si può continuare tutta una partita così, ecco. Questo è indubbio. Pesaro però ancora non ha sofferto, diciamo, l'inferiorità numerica, il Villorba continua a non andare mai sull'ultimo uomo e quindi faticano a trovare effettivamente la superiorità numerica. Però sta avanzando. Stanno avanzando. Vediamo, Pesaro si deve risistemare. Giocano sull'out di destra, Pesaro deve fare buona guardia lì al centro. Adesso sembra distendersi il Villorba, Pesaro fatica a contenere queste continue fiammate da parte dei veneti. Adesso buonissimo il placcaggio a portare indietro i veneti, alla fine c'è un calcio di punizione in favore di Pesaro per un tenuto del Villorba. Molto bene l'organizzazione difensiva di Pesaro qui, ha retto pur arretrando e in occasione di un placcaggio avanzante il difensore è stato abile nel mettere le mani sul pallone a costringere al tenuto l'avversario. Abbiamo un altro giocatore a terra, non riusciamo a vedere di chi si tratti. È sempre un giocatore del Villorba. Diciamo che Pesaro, il suo marchio di fabbrica, quella difesa arcigna e decisa, continua a farlo valere. D'altronde sta difendendo molto bene da inizio campionato. Quello che ci auguriamo oggi di vedere è qualche altra meta dopo la meta al primo minuto. Sì, speriamo che questa partita non continui su questa piega, perché insomma non è una buona condizione, una buona situazione quella in cui devi sempre difendere, no? Lasciando il pallone all'avversario, che avendo il pallone ha più possibilità di farti male. Per ora comunque diciamo bene così, il risultato è le conseguenze del gioco di questi primi 20 minuti insomma, stanno dando ragione al Pesaro Rec. Sì, Pesaro deve riuscire a tornare in possesso dell'ovale, adesso sarà un calcio di punizione, a quel punto dovrà ripartire e essendo anche in inferiorità numerica non
permettere al Villorba di tornare a fare il proprio gioco a breve, che vorrà dire mantenere l'ovale, che tra l'altro adesso si è fermato proprio sull'albero. E... caratteristica di questo impianto, gli alberi attorno alla recinzione. D'altronde ha fatto il nido lì. Il Totti Patrignani, quindi campo principale del Technobull Rugby Park, è all'interno di uno dei parchi, dei parchetti della Pesaro. Di Pesaro. E quindi sono tanti gli alberi, adesso Pesaro che conquista bene il... Allora, buon buco preso, buon break di Mariani. Di Mariani che riesce ad andare oltre, peccato che il Villorba sì, il sostegno l'ovale. Non è stato puntuale il sostegno, il placatore è riuscito a mettere le mani sul pallone e a portarselo via. Adesso anche il Villorba ha qualche problema di trasmissione, quindi decide di andare a contatto per lasciare, per permettere. Questo è un fallo di frustrazione da parte di Pesaro, perché insomma assolutamente gratuito ed evitabile. Non pare riuscire a trovare efficace pallone in mano Pesaro. Vero è che questo Villorba, insomma, sta piano piano crescendo nell'impostare la sua partita, è quello che Pesaro non deve consentire, perché insomma, quando l'avversario fa quello che vuole non ne viene mai niente di buono per te. Sì, in questo caso non è stato puntuale il sostegno su Mariani, che aveva trovato un ottimo buco e alla fin fine è tornato il Villorba ad avere il pallone nelle mani. Adesso vedono, provano a giocare vicino alla rack, Pesaro fatica un po' a mettere a terra Cocca, seconda linea del Villorba, che però adesso per via centrali prova a infastidire Pesaro sull'out di destra, Pesaro però sale molto bene e quindi il Villorba non riesce a trovare gli spazi alle congeniali. Adesso altra carica di Bernardi, Pesaro però nell'uno contro uno in questo momento è davvero efficace. Vediamo sull'out di destra, provano un grabber, due giocatori comunque sulla palla, ottimo l'intervento di Assolini se non sbaglio a recuperare l'ovale. Adesso Pesaro deve fare buona guardia per permettere un calcio di liberazione a Gioberta. Alla fine è Franco a raccogliere la palla, pestare sui piedi e fare qualche altro metro in avanti. Adesso Gioberta può calciare più tranquillamente, un bel calcio alto che proprio niente, rimane in campo, così è, quindi il Villorba che può subito contrattaccare, per sposta l'ovale velocemente sull'out di sinistra, in questo caso sbaglia decisamente l'ala numero 11 Terzariol, avrebbe potuto servire i suoi compagni, c'era un vantaggio, adesso il vantaggio però è stato fischiato dall'arbitro, visto che comunque ha... Sì, ha ravvisato un placcaggio alto dalla gestualità sul vantaggio. E quindi ancora sull'out di destra c'è l'inavanti che salva Pesaro, anche se il Villorba ripartirà con un calcio di punizione sull'out di sinistra. Terzariol ha voluto far tutto da solo, ha guadagnato un calcio di punizione, altrettanto è vero che c'erano due compagni al suo fianco, poteva servirli, c'era una superiorità numerica di almeno un uomo. Buon per Pesaro che non se ne è avveduto, si riprenderà con questo calcio di punizione, vediamo se decideranno di andare in touche o andranno per i pali. Sì, questo sta diventando una battaglia usurante, perché Villorba continua a bussare alle porte del Pesaro che restano chiuse, però è sempre in avanzamento, sempre col possesso, insomma non è una buona condizione. Adesso ha un'ottima occasione questo calcio. Una touche sui 5 metri, sì. Di meglio non poteva chiedere il Villorba, ricordiamo che all'andata il Villorba vinse e vado a memoria, mi pare che fece ben 3 mete di drive. Da drive. Adesso Pesaro decide di contrastare il drive dei veneti. Pesaro fatica a contrastarlo, c'è il primo stop da parte dell'arbitro, vediamo se Terzariol decide di uscire con la palla in mano, così sembra, esatto, è così, fa buona guardia Pesaro lì vicino. C'è necessità di rischiararsi subito? No, questo non può essere... Esatto.
No, il mio dubbio era se aveva fatto un drop. No, non era un drop, così. Era un tentativo, era un calcio di che calcio. Probabilmente era per l'ala, è venuto per decisamente l'ala. Male. Buon per Pesaro. Roveda ha tentato, poteva essere un'ottima idea se avesse indovinato. Poteva il fare calcetto. Tante cose, poteva così fare. Non è stata, a mio avviso, una scelta un po' azzardata, visto che non avevano un vantaggio. Però. Ma non è solo quello, è che se il calcio voleva liberare l'ala, che probabilmente aveva spazio, è venuto decisamente male, insomma, è andato in mezzo ai pali, quindi. Adesso, però là. Il calcio mi è parso fosse stato rimpallato, comunque finito sulla schiena di un giocatore del Pesaro. Non... Vediamo che cosa. No, l'arbitro, la palla non ha toccato nessuno, si riprende con un calcio da parte di Pesaro. Vediamo se intanto rientra la Rechart, ancora l'arbitro non dà l'ok, quindi Pesaro è ancora in 14 contro la squadra al completo, ovviamente, del Villorba. Pesaro si sistema, vediamo Gilbert al calcio. Buon calcio, di Gilbert trova un calcio che costringe il Villorba a rientrare indietro, la difesa di Pesaro sale, porta la giusta pressione, adesso è Gilbert a recuperare l'ovale, serve Azzolini ed è lui a calciare in mezzo, forse un po' troppo lungo. Certo, no, perché non costringe a ripartire dal fondo, e dall'area di meta, Pesaro va bene. Può risalire con la linea difensiva, Pesaro fatica, però questo è un ottimo contratto. C'è l'ovale stoppato da Capitan Villarosa, azione preziosa da parte del capitano giallorosso, e quindi adesso la pressione è tutta sulle spalle del Villorba e Pesaro sì potrà riprendere con una cucina ottima posizione. Sì, diciamo che questa posizione, visto che l'assistente non si ferma, diventa un po' meno ottima, però comunque va bene. Finalmente possiamo dire che Pesaro è nella metà campo d'attacco e quindi adesso sì, è stato ottimo. Impostano la touche. C'è ancora qualche problema di salute di qualche giocatore. No, nell'azione precedente è stato veramente buono il calcio di rimbalzo di Joubert, che ha trovato un'area scoperta nel schieramento difensivo del Villorba. Pesaro è stato bravo ad approfittarne, salendo, mettendo pressione. Insomma, il contratto di Capitan Villarosa è stato il coronamento di questa exit strategy assolutamente positiva. Il gioco intanto riprende. Intanto se sulla tribuna in cui siamo noi a fare la telecronaca il freddo si fa decisamente sentire, in campo sembra piuttosto caldo. Adesso anche nella tribuna di fronte a noi vedo la gente un po' più. È stata una pausa acqua e adesso c'è un fallo del Villorba, altro regalo per sì, Pesaro. Pesaro che probabilmente andrà. Pesaro decide di andare in touche, sì, il calcio di punizione deve essere stato un intervento sul saltatore. Beh, la posizione era un po' defilata nonostante l'ottimo piede di Gilbert e soprattutto anche Pesaro vuol mettere punti pesanti fra lei e il Villorba. Prima touche sui 5 metri per Pesaro, vediamo se riuscirà ad essere efficace in questa situazione. Il primo e precedente ingresso nei 22 del Pesaro, nei 22 avversari, ha comportato la marcatura di punti, non è così questa volta a causa di un lancio storto. Purtroppo non è stato preciso il lancio di Fusco e quindi si riprenderà con una touche, una mischia probabilmente in favore del Villorba, così è, chiedono la mischia e non la touche. D'altronde sono più confidenti nella mischia, prima ne sono venuti fuori con un calcio di punizione a loro favore e in questa situazione probabilmente una mischia è più sicura per tenere il pallone ed uscire dalla situazione per Villorba rispetto ad una rimessa laterale. Insomma. Pesaro deve soprattutto in questo caso cercare di non commettere fallo. Esattamente, ma vedo che Villorba cerca il fallo. La spinta è possente del Villorba e alla fine il fallo arriva e rispedisce Pesaro assolutamente indietro. Sì, Villorba ha fatto capire dove vuole giocare lì, vuole giocare nella mischia. Vuole mettere sotto i primi 8 uomini del Pesaro, occorre dire che ci sta riuscendo finora. Sì, trovano una buona touche
a metà campo Pesaro sta faticando in mischia, non sappiamo, è difficile da fuori se dire solo per un fatto di chili, probabilmente anche di tecnica, perché comunque esperienza, no? Riescono a spingere di non poco indietro la mischia pesarese. È ottima l'organizzazione in spinta del Villorba, perché non è immediata, è la cosiddetta seconda spinta. Nella prima spinta Pesaro tiene, ma quando poi Villorba accelera cominciano i problemi. E adesso Pesaro fa buona guardia al centro, mandano sempre allo scontro Bernardi, numero 8 del Villorba, fin qui non è riuscito a salire più volte. Adesso l'arbitro non si accorge di un avanti clamoroso del Villorba, che riesce a distendersi sull'out di destra. Pesaro fa buona guardia, mi sa che addirittura era riuscito a stoppare il pallone. Adesso gli impatti sono decisamente importanti, abbiamo visto, è entrato Falletti davvero in maniera decisa. È una partita molto logorante per i giocatori di entrambe le squadre. Adesso c'è un po' di confusione, bravo De Angelis ad andare alla ricerca del pallone, l'arbitro però non fischia il tenuto per il Villorba. Pesaro deve continuare a fare buona guardia lì in mezzo al campo. Bernardi che questa volta muove la palla e alla fine arriva il calcio di punizione per Pesaro. Davvero bravo Sacchetto ad andare al placcaggio e poi ad andare alla ricerca del pallone. Sì, sarà una partita veramente fisica quella di oggi. Villorba ha, quindi suol dire, calato le carte, ha fatto vedere qual è il punto che ha in mano ed è lì che vorrà giocare. A questo punto diventerà estremamente importante per Pesaro mantenere il possesso del pallone, perché insomma, per un discorso molto semplice, fino a quando il pallone ce l'hai te, gli altri non possono caricare, insomma, no? Quindi assolutamente sì. Adesso vediamo che è una partita decisamente logorante, però anche per i giocatori del Villorba è il terzo o quarto che rimane a terra. In questo caso si tratta proprio del numero 8 Bernardi, abbiamo visto un ottimo numero 8 assolutamente nel gioco chiuso che nel gioco aperto. Adesso sarà altra touche per Pesaro, questa volta non deve commettere l'errore, deve riuscire a trovare la miglior touche possibile per lanciare il suo gioco. D'altronde, se sin qui è venuto a mancare qualcosa per Pesaro, sono state proprio le fonti di gioco. Touche e mischia hanno visto prevalere in maniera piuttosto netta il Villorba. Villorba che poi ha fatto un po' più fatica di Pesaro a provare a imporre il suo gioco, soprattutto con i tre quarti che non sono sembrati all'altezza della mischia. Più che non all'altezza, raramente innescati, insomma. Pesaro ha sempre tenuto le cariche degli avanti con le prime linee che hanno collassato. Qui serve la miglior spinta possibile per Pesaro. Credo che più che una spinta possa essere utile un tallonaggio rapido, riuscire a fare arrivare la palla al fondo mischia prima possibile, in cui o il mediano Boccarossa o la terza centro Mariani tirino fuori le castagne dal fuoco, come va a dire. E invece Pesaro soffre ancora, era quasi riuscito Mariani a recuperare l'ovale, così non è stato. L'arbitro ha fischiato però un fallo in favore del Villorba, a me sembrava più un in avanti di Mariani. La mischia si era successe all'unisono di fatto. Sì, la mischia si era completamente, non aveva retta, adesso vediamo, c'è un richiamo nei confronti del Pesaro per i troppi falli in mischia, situazione che potrà costringere l'arbitro a prendere dei provvedimenti ulteriori. Speriamo ciò non accada. È facile immaginare che ci sarà qualche cambio fra il primo e il secondo tempo. Ora Pesaro dovrebbe soprattutto cercare di terminare indenne questa prima frazione di gioco. Adesso l'arbitro ha richiamato Capitan Villarosa, vediamo che cosa deciderà di fare Villorba, che probabilmente va per la touche, per il bottino grosso in chiusura di questo primo tempo.
Sarebbe veramente importante per Pesaro non subire punti in questo momento. Al lancio Falletti, buono il lancio, no. Invece no, noi da qua non lo vedevamo, ma il lancio era storto, quindi palla per Pesaro che probabilmente deciderà di andare in tuscio, visto quanto sta faticando in mischia chiusa. Se no vuol dire che gli piace. Cioè... Così è, infatti la palla è nelle mani di Fusco, in questo caso serve una touche sicura. Per poi immagino porre fine a questa prima frazione di gioco. Primo blocco per Pesaro che però perde. Peggio di così non poteva andare, ma invece ci ha salvato la fine del primo tempo. Erano in avanti, si sarebbe dovuto riprendere con una mischia. Alla fine va bene così. Buon per Pesaro, primo tempo che si chiude sul 19-0 per la Fiorini. Pesaro Rugby contro il Villorba, linea allo studio.
Rieccoci al Tecnobull Rugby Park per la partita fra Fiorini, Pesaro Rugby e Villorba. Pesaro che guida nel punteggio per 19-0. Adesso, prima di iniziare il secondo tempo, vediamo girandola di cambi fra nelle due squadre. La Donk Squad di cui parlavamo. Esatto, entra tutta la nuova prima linea pesarese con Leva, Badone e Donkor, mentre per il Villorba mi pare sia entrato il numero 17, Vlad. Forse no, lo scopriremo a breve. Intanto buona la presa di Venturini. Villorba mi sembra nella formazione Pesaro iniziale. Che deve fare buona guardia, buono il calcio molto alto di Jobert. E Bernardi a recuperare l'ovale, ma ovviamente sarà una fuccia, c'è tutto il tempo di ripartire. Vediamo il Villorba soprattutto come risponderà a Pesaro in questo secondo tempo, un primo tempo in cui non è riuscita mai ad andare a punti. Adesso Pesaro guadagna subito la prima touche lanciata dal Villorba in questi secondi 40 minuti. D'altronde era un lancio decisamente sbagliato, adesso è Sacchetto ad andare dritto per dritto. Pesaro che prova a distendersi sull'out di destra, adesso è Assolini a provare a servire il compagno, alla fine il pallone esce e... Contrasto calcistico oserei dire. Sì, alla fine la meglio ce l'ha il Villorba, visto che la palla sarà per i gialloblu. Sì, insomma, il gioco è stato spostato da una parte all'altra del campo, ma è cambiato il possesso con sì, il lancio. Assolini ha provato un offload che non è andato a buon fine, il pallone ha rimbalzato per terra, sono andate entrambe sì, in tackle, diciamo, esatto. E ha avuto la meglio il Villorba, che prova subito a lanciare i propri buona tre la quarti, difesa, la salita difensiva lancia del Pesaro. Il numero 7, Saisi. Però la pressione di Pesaro è davvero buona, ha ripreso dove aveva terminato il primo tempo. Villorba non riesce a ripartire dalla rack e addirittura c'è però il primo fallo nel secondo tempo. Sì, è Mariani che ha placcato bene ma è rimasto dall'altra parte e per questo motivo viene penalizzato. Adesso calcio basso da parte del Villorba, sì. Assolini non riesce a... È rimasto un po' spiazzato Assolini perché prima ha arretrato e poi ha avanzato. Sì, è rimasto un po' sorpreso dal sì. Calcio. Adesso Pesaro deve fare subito buona guardia, una touche appena sì, dentro sì. I 22 giallorossi, posizione abbastanza pericolosa. Lancio in questo caso preciso, impostano il drive, Pesaro riesce a portarli a terra in maniera corretta. Adesso Bernardi ad andare dritto per dritto, ottima la sua carica. Continuano a giocare lì il Villorba, adesso paga questo gioco perché sono in leggero avanzamento, anche se... Palla persa all'indietro, quindi tutto buono. Pesaro deve riuscire a risistemare la propria linea difensiva. In questo caso è ottimo il placcaggio. Dai, Villorba! Dai! Adesso Bernardi ad andare dritto per dritto. Suona la carica al centro, viene portato a terra prima la paletta, poi qualcun altro va a cazzare in maniera perfetta il pallone sì. E c'è un calcio di punizione in favore di Pesaro. Sì, ancora una volta la difesa del Pesaro ha funzionato in maniera egregia, continui a difendere, non subisci line break in difesa e arriva l'occasione per mettere le mani sul pallone. Sì, adesso ovviamente Pesaro rimane all'interno della sua metà campo, ma avrà una touche da proprio giocare fuori. Per sì. Portare a casa ancora il pallone e quindi ripartire da... una piattaforma sicuramente almeno una trentina di metri più avanti. C'è stato forse qualche problema
qualche giocatore. Pesaro si sta presentando un po' in ritardo nello schieramento, oltre al solito Addol. Adesso... No, ma ci saranno due cambi probabilmente, no, l'arbitro non se ne avvede, quindi si gioca la touche, buona, portata a te a casa da Villarosa, calzone di Jobert con Pesaro che sale per portare pressione, bravo De Angelis subito sulla palla, una penalty decisamente, questo è molto sbagliato. Buono, Sacchetto la prende bene, adesso è la Recciarte a... che fa? A distendersi sul lato di sinistra, prova a rincorrere, a recuperare l'ovale, va subito a terra. C'è un intervento laterale clamoroso da parte del giocatore del Villorba in rientro, non fa il giro, arriva subito a disturbare Michael Azzolini che stava cercando di cacciare il pallone. Per l'arbitro è tutto buono. Palla che sembra rimanere in campo, non è così, adesso Jobert può giocarla velocemente per sì, Mariani, facile immaginare un suo dritto per dritto contro i diretti avversari, così è, viene però rispedito al mittente, palla offload per i compagni, però la palla viene riconquistata dal Villorba, in questo caso no ne esce fuori la Recciarte con la parte, palla in mano, che però l'arbitro ferma il gioco, l'arbitro fischia prima e quindi è tutto da rifare, probabilmente c'era un in avanti o un fallo di Pesaro. No, mi è parso di vedere un in avanti, probabilmente tutto è successo molto lontano da noi ed era difficile da vedere, probabilmente insomma le modalità con cui è uscito palla in mano la Recciarte da quella situazione non erano delle più regolari. È un Recciarte sguistante, prima qua sull'auto di sinistra, poi sull'auto di destra, nell'occasione precedente purtroppo il rimbalzo non era stato favorevole a Pesaro, però c'era... viene segnalato un ingresso laterale nel breakdown probabilmente contro Pesaro, perché l'arbitro sarà un calcio di punizione in favore del Villorba. Intanto ci saranno anche dei cambi, sì, ed esce vediamo. Proprio la Recciarte ed entra Villa. Elia Villa ed entra anche Jobert per, non abbiamo visto se per Mariani o se per una seconda linea, Mariani è per Mariani ha dato tantissimo in questo primo tempo, sì, credo adesso... che Pesaro voglia sfruttare una cosa che Jobert, giocatore eclettico, ricoperto quasi tutti i ruoli in carriera, gli manca la prima linea, ha dimostrato di saper fare molto bene, cioè tirare fuori la palla dalla base della mischia anche quando la mischia è in difficoltà, lo ha fatto diverse volte in questo campionato, probabilmente questo può essere uno degli aggiustamenti previsti dalla panchina del Pesaro. Ovviamente stavi parlando di Jawari e non di Jobert, sì, ma è... sono due cognomi che è spesso... vero, hai perfettamente ragione. Insomma, si confondono. Sì, sì. Hai ragione. E quindi... anche perché è impossibile confonderli come... Assolutamente. Come persone. Adesso ottimo calcio per il Villorba che riprenderà con una touche sui 30 metri, quindi dentro la propria metà d'attacco. Al lancio Falletti, il lancio non estremamente preciso, storto, ma comunque riesce, cioè... a conquistarla. Pesaro deve fare buona guardia, è un Villorba che rimbante. Nonostante sia sotto di 3 metri ovviamente non ci sta a mollare, ancora lunghissima la partita. Adesso bravissimo Paletta a riportare indietro il diretto avversario, adesso Sacchetto, anche Sacchetto il pallone e addirittura la palla di Sacchetto non ha timore di placare un giocatore che peserà quasi due volte lui, un pilone lanciato in carica, buon gesto tecnico da parte di Sacchetto, si abbassa, mette la testa dalla parte giusta e se spinge c'è sulle gambe e riesce a vincere il placcaggio provocando l'in avanti da parte del pilone di Lorno. Esatto, se c'è stato un errore da parte del pilone sinistro Naka, era il pilone destro, sì. Filippetto lo si deve principalmente per merito di Sacchetto. Adesso vedremo come risponderà la prima linea pesarese, completamente cambiato anche il numero 8 pesarese, vediamo l'introduzione di Boccarossa, vediamo se Jawari riesce a prenderla, ma c'è stato un ancora non cambia la musica a mandare indietro Pesaro, esattamente come hai detto tu Davide, non cambia la musica nonostante i cambi in mischia di Pesaro e continuano ad andare quindi in touche.
una partita davvero completa di sofferenza, i primi otto uomini pesaresi. Vediamo adesso come andrà in touche Villorba. Lancio sul primo blocco, Villorba che prova a impostare il proprio drive. Vediamo Pesaro se riesce a fermarlo in questo caso. Fa tutto bene questa volta Villorba, e per Pesaro non c'è niente da fare se non quello di resettare l'accaduto e ripartire. Arriva così quasi al decimo, anzi al decimo del secondo tempo, la prima meta del Villorba. Pesaro non deve distrarsi, ha fatto vedere comunque di poter dire la sua in questa partita, deve rialzarsi subito e andare a giocare nella metà campo veneta. Ancora 30 minuti in questa seconda frazione di gioco, partita più aperta che mai. Adesso... Sì, assolutamente, il punteggio non deve lasciare trarre in inganno. Pesaro ha fatto tre mete sfruttando praticamente tutte le occasioni che ha avuto. Il gioco lo ha sempre costruito Villorba con poco profitto, ma la situazione è ancora totalmente aperta. Per la trasformazione Roveda, silenzio al Toti Patrignani. E questa volta buono il calcio c'entra i pali, quindi... Villorba che segna i suoi primi 7 punti della partita, Fiorini Pesaro Rugby 19, Villorba 7. Dai raga! Pesaro deve continuare a giocare come ha fatto nel primo Potrebbe tempo. Potrebbe anche approfittare di un problema di schieramento da parte del Villorba, che mi sembra non coprire bene il campo. Infatti i giocatori si stanno muovendo perché la mischia del Pesaro era proprio nei nostri occhi. Intanto invece... doppio cambio in mischia per il Villorba, esce il pilone numero 3 Filippetto ed entra Florian. Adesso palla recuperata da Pesaro con Boccarossa che va direttamente a contatto, c'è il sostegno dei compagni. Pesaro che va per linee centrali con Badone, adesso è già buono il movimento del Pesaro che con la carica di Paletta guadagna e mantiene il possesso. Joubert adesso libera palla bene per Carli. Venturini che guadagna ancora a metri. Adesso è Boccarossa che prova a dare continuità di gioco ai suoi, palla per Caroli, non precisissima da parte di Sacchetto, adesso conoscendolo è Tontini che andrà dritto per dritto, cerca spazio, sì, fa si isola. Peccato che non porta il pallone a terra e alla fine c'è l'in avanti di Pesaro. Non ci voleva, bastava andare a terra mentre era a disposizione il pallone dei compagni. Resto Pesaro cerca di sfruttare questo fattore, la velocità di esecuzione non sempre si accompagna con la perfezione della stessa. Questo è un rischio che Pesaro si è presa. Era un po' isolato in questo caso Tontini, poteva andare direttamente a contatto anche perché... Altri cambi. È vero che Pesaro può giocare... in velocità, è altrettanto vero che Pesaro questo vale deve mantenere in possesso, è vero, vista la difficoltà che fa poi nel riguadagnarlo. Probabilmente, come dici correttamente tu, sarebbe il caso di spostare l'equilibrio anche in maniera più conservativa, il punteggio lo permette, la situazione in campo lo richiede. Sì, la frenesia deve essere tutta per il Villorba in questo momento. Esatto. Adesso è entrato Dabalà per Boccarossa ed è entrato anche Antonelli in terza linea. Vediamo la seconda spinta. Riesce anche in questa occasione a guadagnare un calcio di punizione il Villorba, anche se era sembrato in un primo momento che con gli ultimi cambi da una parte e dall'altra ci fosse un po' più di equilibrio in mischia. Vediamo come proseguirà la partita. E qui invece è inevitabile cartellino nei confronti di un uomo della prima linea del Pesaro. Viene sanzionato Giacomo Leva, ritenuto il responsabile dell'infrazione in questa situazione. Va detto che
la seconda attenzione. Al 14esimo, così come al primo tempo, aveva avuto il giallo la Rechart, al 14esimo del secondo tempo ha il giallo Leva, sì. E quindi Pesaro costretto a giocare con un uomo in meno per 10 minuti. Adesso altro cambio per il Villorba, esce il numero 8. Bernardi ha dato tantissimo in questo primo tempo. La vera spina nel fianco nei confronti del Pesaro. Evidentemente era l'allenatore, l'avrà visto un po' provato. Visto quanto e come ha giocato, sarebbe stato l'ultimo giocatore che avrei tolto esattamente. Ma magari avrà l'allenatore. Piani di gioco sono sicuramente meglio sui giocatori di noi, quindi sicuramente avrà fatto la sua scelta. A ben vedere, adesso carica del pallonatore Falletti. Pesaro che continua a fermare i giocatori quando arrivano per vie centrali. Adesso il numero 9 a provare a sorprendere la linea difensiva di Pesaro, guadagna qualche metro, non ci riesce, soprattutto Pesaro riesce a conquistare un preziosissimo. Diciamo che se prova a sorprendere la linea del Pesaro, ci viene da dire che non è che gli sia riuscito benissimo, è andato a infilarsi nella tana del lupo praticamente. Eh sì, poi ha commesso un tenuto che è ossigeno puro in questo momento per Pesaro, che ricordiamo sta giocando con un uomo in meno e adesso soprattutto avrà una touche nella metà campo d'attacco. Sì, bisogna capitalizzare al massimo queste occasioni di possesso e anche di territorio, anche in maniera forse un po' più conservativa, come dicevamo prima, riuscire a evitare come la peste le situazioni di mischia. Touche, lancio buono, e invece non funziona dal Villorba. Adesso Pesaro deve fare buona guardia. Su Villorba! Buona l'organizzazione di conservazione del Villorba, che non ha niente da temere a quanto pare nelle situazioni. Questo calcio lungo, vediamo se Assolini ricalcerà. È così, spedisce la palla al mittente, rimette in gioco i suoi compagni. C'è una zona sguarnita del campo, però ecco, infatti la palla non era nelle mani o nei piedi della persona giusta per il Villorba, come ci arriva. Va subito a sfruttare questa zona, respinge indietro Schubert a trovare un buon calcio, però deve salire la linea difensiva di Pesaro ed è buona la guardia di Villa, che mette subito a terra il diretto avversario. Pesaro può salire nella sua linea difensiva. Saisi è decisamente un giocatore pesante, non riesce però a guadagnare metri. Adesso Astolini sull'ovale guadagna il pallone, per lui altro gioco al piede. Uno scambio di palloni calzati, vediamo se la palla esce, no, rimane in campo. Bravo Astolini a prenderlo al volo, trasmette a Jobert per il continuo ping pong, sì. Vediamo se continueranno i calci, in questo caso del Villorba più centrale per recupera Astolini, sarà lui a calciare e trova un calcio. Il fallo laterale sarà touche per il Villorba. Sì, battaglia tattica al piede, kicking game, che finisce con il Villorba al lancio in una rimessa laterale. Sì, di fatto a metà campo la rimessa laterale, poco guadagno per il Villorba, lancio leggermente storto, non se ne vede l'arbitro. Tant'è, quindi si gioca, Villorba che prova. È qui che Pesaro deve riuscire a difendere. Limitare il gioco sull'out di sinistra da parte del Villorba. Pesaro fatica un po' adesso. C'è un in avanti e deve assolutamente giocarsi il vantaggio, sì. Pesaro, perché una mischia in quel punto è proprio da evitare. Bravo Elia a mantenere l'ovale, a metterlo a disposizione dei compagni. Pesaro deve fare attenzione in questo caso, c'è il sovrannumero sull'auto di destra e continua ad andare dritto per dritto, vediamo se batterà in velocità i diretti avversari. Arriva il placcaggio, sembrava uno sgambetto, anche se a me sembrava più uno sgambetto di un placcaggio. Vede lì davanti di Tontini che non riesce a mantenere l'ovale, infatti a terra, è rimasto a terra Tontini, non mi è parso molto regolare questo placcaggio.
Strano, il guardaline non ha richiamato l'arbitro, almeno non pare. No, il guardaline era anche lui impegnato nella corsa probabilmente. Un po' si continua a giocare. L'arbitro adesso ferma il gioco. Intanto gli animi si scaldano, da qua non riusciamo a vedere, a capire che cosa sia successo. Intanto Tontini continua a rimanere a terra. L'arbitro sembra andato un po' in confusione in questo momento. Prima aveva segnalato un in avanti di Pesaro, adesso non si sa bene. No, no, torna sull'in avanti e assegna una mischia al Villorba. Pesaro deve fare un cambio perché il giocatore è colpito da giallo, è il pilone sinistro, e quindi deve rientrare qualcuno di quelli usciti prima per potersi giocare questa mischia. E sembra che rientrerà Franco. Santino Franco, che si posizionerà a sinistra, lui che è un pilone destro, così ha giocato nel primo tempo. E vediamo che cosa succede. Alla fine, rimescolando il mazzo, magari qualche volta il punto buono può capitare a te. È altrettanto vero che in stagione ha provato più volte a sinistra Santino Franco, adesso è uscito De Angelis per fare spazio a lui per questa sostituzione temporanea. Vediamo se Pesaro in mischia riuscirà a reggere, soprattutto non ho visto se è rientrato. C'è anche un altro Tontini. Cambio in mischia, no, perché Tontini è entrato. È entrato Retti allora Retti, al posto, sì, esatto, di Tontini. Meno chili probabilmente, anche meno velocità nel gioco aperto. Un giovane comunque coriaceo che ha dimostrato di poterci stare in questa Serie A. Ha tenuto anche la seconda vista. Esperienza. Assolutamente non condivisibile questo calcio di punizione. La seconda spinta del Villorba non aveva funzionato questa volta. È stato il pilone destro del Villorba che ha chiuso il braccio, costringendo ad andare a terra Santino Franco. Insomma, questo primo episodio che mi viene da dire è che il rimescolamento del mazzo, qualche risultato pare averlo portato. È sicuramente un giocatore forte l'argentino. E diciamo non che l'arbitro forse questa volta è andato un po' sull'inerzia, sul momentum, come si suol, esatto, dire. Esatto, aveva sempre avuto ragione il Villorba anche questa volta. No, invece qui era, insomma, dire, da leggere che la seconda spinta in mischia del Villorba non aveva prodotto quegli effetti devastanti delle occasioni precedenti. Al lancio il Villorba, sembra storta, questa volta l'arbitro non se ne vede. Il lancio era buono, era un passo a un dito dall'intercetto. È l'inferiorità sulla destra. Bravo Elia Villa a portare a terra il diretto avversario e Pesaro. Buon calcio. Male, con un calcio in campo. Di Pesaro che può tutti salire il giocatore da soli, a tutti i giocatori davanti in fuorigioco. Con palla che esce diretta. E quindi si torna a giocare una touche dal punto in cui il numero 14 russo ha calciato il pallone. Ottima azione difensiva di Pesaro. Sì, e una delle cose che possiamo leggere di questa partita è come il gioco al piede sta premiando Pesaro. Anche nel primo tempo ce lo ricordiamo come avanzamento consistente in occasione di calci in favore del Pesaro. E anche qui buon gioco al piede di Pasolini. Adesso è ottima la touche del Villorba. Ottima lettura da parte del Villorba. L'arbitro intravede anche un vantaggio a favore del Villorba. Dai Villorba! Adesso Pesaro riconquista l'ovale, ma no, c'era un vantaggio sulla rimessa laterale. Ricordiamo che il Villorba è una delle neopromosse in, sì, questa Serie A. E è salita l'anno scorso dalla Serie B del Girone Veneto. E sta facendo comunque decisamente bene in questa prima stagione in Serie A. Adesso l'arbitro sta dicendo ai giocatori di Villorba da dove devono. Sì, ha dato due vantaggi, uno sulla rimessa laterale, uno placcaggio di Oretti, ravvisato come senza
senza l'utilizzo delle braccia, per cui pericoloso e irregolare. A momenti dovrebbe rientrare Leva, che era stato ammonito al 14esimo. Vediamo se rientra in questa azione o alla successiva. Deve mancare un minuto. Adesso vediamo. Ok, può rientrare. Ad andare a rubare questa touche. Villorba che è ancora nella metà campo pesarese e che farà di tutto per provare a raggiungere Pesaro, che sta guidando nel punteggio per 19-7. Servirebbe come il pane, come si suol dire, un'altra marcatura da parte del Pesaro, sia per rafforzare il vantaggio per il punto di bonus, insomma, anche se questo secondo tempo la musica suonata dal Villorba è parsa un po' più armoniosa, il Pesaro è rimasto meno pericoloso quando ha avuto la palla in mano. Pesaro che non contrasta la Mol e adesso prova a tenere in piedi il giocatore avversario, vediamo se la palla sarà ingiocabile o meno. Ma come può essere placcaggio, si sente dire, il giocatore non è mai andato a terra. E adesso Villorba che continua a buttare dentro Saisi. Adesso è ottimo il placcaggio pesarese di Oretti. Pesaro che deve fare buona guardia lì al centro sulla carica di Vettorini. E non avere fretta in difesa nel approfittare delle esecuzioni non proprio perfette in attacco da parte del Villorba. Continuare con pazienza a difendere. Prova a dare ritmo alle sue giocate, giocando lì vicino alla rack. Difendere adesso con pazienza, difendere con pazienza e attendere l'errore dell'avversario. Questo è quello che deve fare Pesaro e approfittare di quando l'errore arriverà. Villorba. Veramente efficace il tifo dei sostenitori del Villorba. Qui di fianco a noi. Adesso Pesaro deve fare buona guardia davanti la sua linea di meta. Possono allargare il gioco, non se ne avvedono. Brutto colpo in faccia per un giocatore pesarese. Santino, mi pareva. No, Santino è uscito. Hai ragione, scusa. Non vorrei che fosse Antonelli, forse però si è rialzato. Adesso Pesaro continua a fare buona guardia lì vicino. Un'azione sfiancante per i giallorossi, Villorba non riesce ad allargare l'ovale, c'era una situazione di superiorità numerica, adesso Pesaro che riesce a mettere a terra il gigante Veneto e alla fine c'è il pallone riconquistato questo, dai giallorossi. Esattamente, questo era quello che doveva fare Pesaro, tenere in difesa perché Villorba non stava guadagnando, non avere fretta e aspettare l'errore dell'avversario che alla fine è arrivato. E adesso si può respirare con il calcio di punizione di Jobert. Pesaro rimane all'interno della propria metà campo difensiva, è altrettanto vero che adesso ha dalla sua il lancio in touche, vediamo se questa volta riuscirà a conquistare l'ovale. Devo dire che mai come questa domenica siamo stati bersaglio dei calci dei giocatori, sarà il quarto o quinto pallone che ci vola sopra la testa. Manca l'ovale, non si può giocare. Del resto dietro di noi ne sono finiti diversi, quindi la dotazione che da regolamento ricordiamo essere di 4 palloni, abbondantemente utilizzata. Al lancio Badone, giocano la furba, adesso Badone a distendersi sull'out di sinistra, decisamente perde purtroppo il pallone in avanti a seguito è molto efficace il placcaggio. Su Badone, perde il pallone in avanti, tutto da rifare, se non altro Pesaro ha guadagnato parte tutto, da un sì. Punto dentro la metà campo del Villorba.
adesso alla fine l'arbitro vede un fallo, l'arbitro, la palla in realtà era uscita fuori, Badone aveva fatto bene, l'arbitro dava le spalle e poi si è inventato questo fischio, diciamolo molto chiaramente. Fatto sta, si riprende con un calcio di punizione in favore del Villorba. Dai Villorba! La partita sta diventando molto fisica, è molto combattuta. È molto nervosa, diciamo. E c'è il rischio che si possa innervosire. Sì, anche perché sono molto decisi i placcaggi da l'una e dall'altra parte. Ovviamente Villorba fa di tutto per provare a recuperare, a portarla a casa. Adesso è Floriana a suonare la carica dal centro, viene messo a terra. È ancora un tenuto. Questo è ottimo, questo è ottimo. Gioca in velocità, palla per Oretti che serve Badone con un bellissimo calcetto in avanti, rimane in campo. Vediamo se Pesaro riesce a mettere ulteriore pressione su il Villorba. Qui non serve il fallo di Pesaro. No, infatti, inutile combattere lì. A spingere lì davanti, Pesaro che continua a provare. È ottimo l'intervento di Giacomo. E questa volta Leva mette tutta la passione pesarese in campo e porta a casa un calcio di punizione che è oro puro. Oro puro. Due sono gli effetti benefici di questo calcio di punizione. Primo, possesso e avanzamento, possibilità di punti. Secondo, insomma, quando tu sei in avanti tutta la partita e poi dal nulla ti vengono a tirare una rimessa laterale, no, a 5 metri dalla tua linea di meta, è un bel problema dal punto di vista mentale per il Villorba, che effettivamente ha sofferto la pressione con l'errore di gestione del pallone sul calcio di Vadone e anche sull'eccessiva confidenza con cui è andato a contatto qui nel breakdown precedente. Badone al lancio. Pesaro farà il drive. Ed è Badone a provare ad andare dentro, non ci riesce, viene fermato. Non deve avere fretta qui Pesaro, non deve avere fretta. Continua a giocare vicino alla rack, c'è vantaggio per i giallorossi. Pesaro continua ad andare a provare a sfondare. C'è un sovrannumero enorme. Un sovrannumero sull'out di destra, adesso è Azzolini che prova ad andare dentro. Peccato. Purtroppo la palla cade nel riciclo dal vantaggio precedente. Forse Stolini poteva passarla prima o tenerla a terra, perché c'era comunque una condizione favorevole. Non deve avere fretta Pesaro assolutamente in questo momento. Deve continuare a ricostruire. Una meta per Pesaro significherebbe mettere in cassaforte la vittoria partita, e soprattutto punto di ottenere bonus. Anche il punto di bonus. E quindi Pesaro prova a riandare in touche invece che giocarla veloce sul punto. Adesso di nuovo Badone al lancio e vediamo se cambieranno soluzione rispetto a prima. Leva che va da Badone per dirgli dove vuole. A comunicargli la chiamata. Lancio su Antonelli, Pesaro che imposta il drive, sembra avanzare, però viene portato a terra, vediamo se riesce a mantenere l'ovale Pesaro. Così è, attacca lì vicino alla rack. Non deve avere fretta, è assolutamente importante costruire questa meta per Pesaro senza fretta. Deve in primis mantenere l'ovale e poi cercare di andare oltre la linea di meta. Adesso è Doncor a suonare la carica per stare forte sui piedi, ma non da riesce solo, a fare era da solo. Metri, aveva troppi uomini su di sé. Questo adesso decisamente palla a sinistra, Pesaro non riesce ancora ad arrivare in meta, pallone a disposizione. E Copagni, la c'è la quarta meta di giornata per i giallorossi. Meta da parte di Caroli, sembra. E sì, forse questa un gesto è una... un po' strano, era già a terra Caroli, però evidentemente l'arbitro ha valutato che nel continuum del movimento toccato a terra effettuato dalla seconda linea del Pesaro era regolare.
Al 34esimo arriva quindi la quarta meta di giornata di Pesaro, che si porta in questo momento sul 24-7, quando mancano poco più di 5 minuti al termine della partita. Bisogna rimanere con la testa all'interno del match. È altrettanto vero che la distanza fra le due squadre adesso è decisamente importante. Vero, ma il rugby ci insegna, visto domenica scorsa in quel di Padova, dove il rocambolesco finale ha consentito al Pesaro di portarsi a casa 5 punti. Sembra entrare il calcio di trasformazione di Jobert, e quindi Fiorini Pesaro che si porta sul 26-7 contro il Villorba. La cosa assolutamente rilevante di questa partita di oggi del Pesaro è stata il cinismo e l'efficacia, nel senso, ogni volta che sono entrati nei 22 metri dell'avversario, i giocatori del Pesaro hanno portato a casa punti. A memoria ricordo un lancio sbagliato in rimessa laterale come unica occasione in cui non sono stati marcati punti. Per il resto, questo, insomma, per la squadra avversaria è veramente frustrante. Costruisci, non porti a casa niente, e appena se ne verificano le condizioni e la possibilità prendi punti contro, insomma. Quindi molto bene per Pesaro l'atteggiamento anche mentale in questa partita, sempre focalizzati sul loro gioco, sul loro lavoro. Adesso c'è stato anche qua un problema, ancora cambio per il Villorba. E diciamo, Pesaro sembra far valere anche oggi la legge del Toti Patrignani, diciamo che contro le diretti rivali più o meno se l'è sempre giocata, sì. Parte Patavium all'andata interno. Questa forse è sin qui la vittoria più convincente, sì, per Pesaro finora. Pesaro, sì, che tra l'altro, certo, ricordiamo, ha sofferto per tutta la partita in mischia in maniera decisa, probabilmente contro nessun'altra squadra ha sofferto così tanto in maniera così evidente, sì, così evidente, senza alcuna possibilità di contromisure. Laboriosi questi cambi da parte del Villorba, hanno preso un sacco di tempo. Forza, tempo riprende. Adesso Giovari a prendere l'ovale, va lì direttamente a contatto, riesce ad andare a terra. Adesso è Jobert a calzare fuori il pallone, vediamo, probabilmente giocheranno una veloce, non è così. È stato bravo Villa a salire a tutta velocità e a chiudere la possibilità di questa giocata, di questa rimessa laterale rapida per il Villorba. Lancio sul primo blocco, bravissimo Venturini a rubare l'ovale, alla fine leva a conquistarla, a metterlo a disposizione dei suoi. Esatto. Appena Andar, vediamo se Venturini riesce a conquistarlo. Sì, sì, alla fine lo maniera in campo, c'è la contro-rack decisa da parte del purtroppo Dorba. C'è un'ingenuità clamorosa del giocatore, fare quello che ha fatto leva. Però probabilmente si è sentito come unica via di uscita quella di cadere e affossare il pallone. Purtroppo non rapida l'organizzazione della conservazione del pallone da parte del Pesaro, che era stato vinto anche in due occasioni da Venturini, ma e intanto abbiamo un altro pallone che se n'è andato per le terre. Vediamo se Pesaro riuscirà a rubare questo ovale. È pronto Venturini a saltare nel primo blocco, alla fine non riesce Pesaro a contrastare. No, ma la difesa è attualmente efficace, c'è stata un'ostruzione enorme. Sì, l'arbitro dice, è strano che non se ne sia in compenso accorto. Anche qui c'era anche un in avanti, l'arbitro sull'errore di prima non ha visto neanche questo. Pesaro esce con la palla in mano. È paletta a fare metri in questa occasione da Balà per Caroli. C'è una trasmissione abbastanza veloce da parte di
Pesaro, adesso è Gioberto. Ci ha trovato il buco, ce n'è uno di qua e uno di là. Pronto a servire Elia Villa che... Ottimo l'intervento difensivo del giocatore del Villorba. Preciso e puntuale. Villa aveva lasciato la palla all'indietro, però non sì, no, è riuscito a Pesaro. Purtroppo Villa... Si deve sistemare. Sì. In difesa c'è superiorità sulla di destra, ci arriva un bel tornato placaggio di Doncor. Il numero 8 in campo, il numero 8 del sì. Villorba. Evidentemente c'era stato un infortunio per il Villorba ed è rientrato lui. Sì, ma non può entrare un giocatore precedentemente sostituito per un infortunio a meno che non ci sia problemi di sangue o concussion, quindi... Da qua non ce ne siamo accorti, magari è successo esattamente questo. Adesso il Villorba che prova ad andare dritto per dritto, c'è un placcaggio tenuto. Sì, non è stato rilasciato da parte di Pesaro e quindi c'è calcio di punizione del Villorba. Villorba che prova ad alzare il ritmo, in realtà sembra farlo un po' tardino perché comunque il 40esimo è stato superato e la differenza punti è notevole, quindi anche per guadagnare un solo punto in classifica risulterebbe difficile a questo Villorba. Tant'è, Pesaro deve fare buona guardia fino alla fine della partita. Assolutamente sì, non ci si deve mai distrarre. Cosa sta succedendo in questa situazione? Non è che sia possibile... Sta riuscendo il numero 8. Non sta riuscendo. L'arbitro ha fermato il tempo, riprende, cioè, vabbè, è stata un po' di situazione confusa. Si è effettivamente fuori dal campo. Non si capisce bene. Adesso placcaggio deciso di Oretti. Davvero puntuale al placcaggio questo è... Adesso pesa. Esattamente, questo era un rubare e leva, riesce a conquistare un altro calcio di punizione. Il pilone tascabile di Pesaro non la manda mai a dire. Si è fatto perdonare, diciamo così, egregiamente quel cartellino giallo che si è trovato sul gruppone. E adesso calcione di molto Gioberto. Buono questo calcio. Un'ottima push. E l'arbitro sembra aver detto che mancano 6 minuti alla fine della partita. È vero che è fermato parecchio il tempo, ma... Eh sì, è ancora lunga da giocare. Adesso Pesaro che organizza la touche. Palla molto buono Venturini, questo. Molto bella questa touche. Adesso servito proprio sull'out di sinistra Badone, non poteva fare di più di quello che ha fatto. Ma va bene, ha mantenuto il pallone. Dritto per dritto, riesce a mantenere l'ovale a disposizione dei suoi. Palla dentro per Paletta, bellissimo questo ingresso, viene tenuto alto, alla fine riesce ad andare a terra, quindi c'è continuità di gioco per Pesaro. Gioberto che serve De Angelis sull'auto di destra, che serve ancora Astolini, riesce a dare continuità di gioco. Doncor spinge. Doncor a pestare sui piedi, a fare tanta strada, non riescono a metterlo a terra. Alla fine l'arbitro segna una mischia per un turnover. Sì, il Mol non è riuscito ad andare a terra Doncor dopo il contatto, è stato facile per il giocatore del Villorba a quel punto imbragarlo e tenerlo su. Se non altro ha dato gusto vedere Pesaro in questa azione, giocate alla mano, una più veloce dell'altra, continuità di gioco. Sì, questo è il marchio di fabbrica di quest'anno del Pesaro Rugby, quindi del resto la qualità dei tre quarti è assolutamente elevata. E... vediamo questa mischia, insomma... anche un po' di fortuna, no? Mischia è stato un problema per il Pesaro, ma non se le sono giocate, quindi negli ultimi 10 minuti mi pare. Quindi... momento di... si rifà la mischia. Vediamo a Pesaro come risponde in questa mischia.
se non altro sembra finita. No, la seconda spinta. Però è importante non fare fallo, ma niente da fare. Invece arriva l'ennesimo fallo in mischia. Bisogna stare assolutamente attenti, perché questi falli in mischia hanno portato il primo cartellino giallo. Sarebbe un vero problema ne portassero un secondo. Calcio lungo, vediamo se riesce a tenerlo in campo. No, Azzolini, calcio buono. Così. Lancio del Villorba, presa sicura sulla prima. Sul primo blocco, Pisa deve fare buona guardia lì vicino. Adesso è il mediano che prova a sorprendere la linea difensiva. Non ha mai sortito grandi effetti questi tentativi del mediano del Villorba. E adesso soprattutto sembrava esserci in avanti. No, era caduta indietro. Palla caduta indietro. E alla fine c'è fallo del Villorba e quindi si riprende con un calcio di punizione per Pesaro. Partita che sembra non finire mai, immagino che i giocatori non vedono l'ora che l'arbitro fischi. Sì, effettivamente c'è anche una fase un po' di stanca nel combattimento, insomma Villorba continua, prova a giocare, ma è evidente come insomma, la vis Pugnandi non è quella, no? Dei minuti scorsi. Pesaro non ha alcuna intenzione e né interesse a movimentare troppo le acque, quindi finora pare che questa partita si vede anche dal body language, dall'atteggiamento in cui i giocatori si vanno a schierare nella rimessa laterale, insomma c'è un po' di attesa, ecco, che il tempo passi. È assolutamente così. Pesaro riesce a portare a casa di fatto la seconda vittoria consecutiva che le permette di staccare ancora di più il Villorba, che ancora stesso si deve guardare le spalle per evitare l'ultimo posto in classifica, ma vista anche la forza in mischia non ho particolari dubbi rispetto alla salvezza del Villorba stesso. Adesso Jawari porta avanti bene il pallone al centro, Azzolini sull'out di destra prova a correre, a divertirsi Pesaro in questo finale di partita. Palla per Doncor, fa qualche metro, guadagna ancora un po' di vantaggio, palla per i tre quarti pesaresi che van dentro adesso con Antonelli che serve Villa che deve rientrare, lo fa bene, c'è il sostegno da parte dei compagni, da Balà che prova a far uscire velocemente il pallone, in realtà non gli riesce propriamente bene, questo anche a causa della difesa del Villorba. Pesaro adesso è al centro del campo con Azzolini che prova a lanciare Jobert che riesce ad andare oltre diversi giocatori, alla fine viene placcato, messo a terra, adesso è Jawari a suonare la carica ma viene prontamente fermato. Vediamo Dabalà fatica a tirar fuori l'ovale, lo fa Jobert che arma De Angelis sull'out di destra, va a terra, la palla rimane comunque in possesso di Pesaro, una palla veloce per Caroli che prova ad andare a sfondare di nuovo dopo la meta precedente, prova a entrare Oriletti, non viene servito, palla per Jawari che serve Paletta, Antonelli non riesce a liberarsi dal placaggio, alla fine rotola avanti ancora metri per lui, dritto per Oretti, niente, non ci riesce ad entrare Pesaro, palla per Jobert che la dà ad Azzolini, prova a entrare, ancora non riesce a superare la linea di meta, azione ripetuta da parte di Pesaro che alla fine entra e con Jobert va a marcare la quinta meta di giornata. Sì, mettendo il sigillo finale sulla gara in termini di risultato, aspettative, butta la pasta, si diceva, in le cronache di un altro sport. No? Esatto. Anche in questo caso butteranno la pasta per il terzo tempo, fra un quarto d'ora. Sarà un terzo tempo di risate e sorrisi da parte dei pesaresi che in questa stagione mai erano riusciti a marcare 5 mete in una sola partita. Adesso ci sarà anche il calcio di trasformazione di Jobert, dopodiché immagino che l'arbitro De Lia decreterà la fine delle ostilità.
Sì, speriamo. Un po' perché dovrebbe essere terminato il tempo regolamentare, un po' perché questa partita effettivamente non ha più nulla da dire. Dai Lillo! Sì. E va anche il calcio di trasformazione finale e la Fiorini Pesaro Rugby si impone sul Villorba per 33-7. Partita è finita. Davvero una gran bella vittoria da parte dei pesaresi, un ringraziamento a Davide Gatta ed ora spazio alle interviste. Grazie a voi, buonasera. Ottima vittoria della Fiorini Pesaro Rugby che si impone nettamente sul Villorba, un Villorba che vi ha messo in netta difficoltà in Ischia, ma Pesaro è stata più forte di ogni avversità ed è riuscita a portare a casa una grande vittoria. Sì, complimenti ai ragazzi che sono venuti fuori alla grande da una partita comunque non semplice, perché come all'andata ci hanno messo molto in difficoltà in mischia chiusa, ma con il nostro gioco comunque basandosi sulle nostre qualità siamo riusciti a venirne fuori. Fortunatamente abbiamo fatto una vittoria non troppo sofferta come tutte le altre, ci volevano questi 5 punti. Possiamo guardare un pochino più in alto e lasciarci dietro un po' le altre squadre. Questo fa sicuramente aiuta sia in allenamento sia tutto l'ambiente ed era una cosa molto importante. Una Pesaro Rugby che oggi può pensare a trovare la miglior posizione di sempre in classifica, forse in Serie A, soprattutto una Pesaro Rugby che ha fatto della difesa il suo marchio di fabbrica e che oggi si vede anche ad andare in meta un po' più rispetto al passato. Sì, sì, è decisamente vero, abbiamo fatto un'ottima difesa questo durante tutto l'anno, però sta anche migliorando l'attacco, ci sono tante cose da migliorare come la profondità che ancora non riusciamo a sfruttare con i nostri tre quarti. E per quanto riguarda la classifica, giochiamo partita dopo partita e vediamo poi alla fine quando tireremo il punto. Però sì, sono comunque molto contento dei ragazzi, dello spirito di squadra e della voglia che ci mettono durante gli allenamenti. Siamo venuti fuori dopo una brutta partenza, piano piano sta venendo fuori una bella squadra. Prossima partita sarà in trasferta contro il Valsugana. In casa avevate trovato la prima vittoria stagionale contro di loro, non sarà semplice, loro saranno anche col dente avvelenato dopo la sconfitta di oggi contro il Valpolicella. Sì, sicuramente ci aspetteranno con il coltello tra i denti, come si suol dire, però andiamo là a giocarci la nostra partita consapevoli di avere un gruppo forte e tutti i ragazzi che si allenano, quindi sia il gruppo dei 23 che viene la domenica, ma dei 30-35 che siamo, si sente forte e ce l'andiamo a giocare a viso aperto. In bocca al lupo. Grazie.